Un buongiorno a tutti cari amici, siamo tornati. Oggi vi condurremo sulla cima del Glockner di nuovo, perché la prima volta ci siamo andati in moto con la neve e questa volta ci andiamo con la bella stagione. Il Glockner è la strada panoramica più alta di tutta l'Austria e conta 2369 metri di altezza e offre dei paesaggi veramente unici. L'esperienza di salire su questa montagna è un'esperienza da provare. Ci vediamo dopo. Se vi piacciono i nostri video, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Grazie. Ma guardate che spettacolo che è questo paesaggio. Con una giornata così splendida è un piacere viaggiare tra le nostre Dolomiti che offrono sempre un paesaggio spettacolare. Questo viaggio ci è stato suggerito da un nostro amico e siccome non eravamo andati su d'estate, su Grossglockner lo avevamo sempre visto innevato, ora lo facciamo in estate così. Vediamo come cambia lo skyline. Sebbene già un po' che il paesaggio era già tipico austriaco, ora entriamo definitivamente in Austria. Siamo arrivati a Linz, tra poco, tra 550 metri si esce, chilometro anche. Ora prenderemo la strada 107 che ci condurrà direttamente sul Grossglockner. Durante la nostra risalita, ogni qualdove si vedono cascate spettacolari. E abbiamo iniziato la strada del Glockner. Ed eccolo qui di fronte a noi il mitico Grossglockner. Con qualche decinaio di tornanti e arriviamo. Stiamo avvicinando al casello. Risalendo il passo si nota che scompaiono gli alberi alto fusto e si vedono solo prati verdi. Ed ora siamo arrivati al ghiacciaio e godetevi il paesaggio. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Qui le marmotte si sono abituate alla presenza degli uomini e aspettano anche il cibo. Bene, ripartiamo, andiamo su in cima al passo e troviamo anche qualcosa da mangiare.
È strano, quando siamo arrivati su la scorsa volta era tutto bianco, c'erano i muri di neve tagliati. Siamo arrivati al ristorante ed ora si mangia. Dobbiamo fuggire velocemente perché siamo ricercati. A parte gli scherzi, adesso saliamo sulla cima del Grossglockner e godremo di una bella vista panoramica. Ridiscendiamo da questo luogo spettacolare e ci vediamo alla prossima volta.